Sono Luisa, sono di Torino, ho 44 anni e vi racconto la mia esperienza di vegetariana da 30 anni, di cui gli ultimi 10 vegana. Due passaggi cruciali, due momenti cruciali, il vegetariana a 14 anni perché ho visto uccidere una mucca e ho pensato che assolutamente io con quella roba lì non volevo più averci niente a che fare. Sono tornata a casa, ho fatto questo tempo, conoscendo altri vegetariani, studiando, informandomi. Ho scoperto che questa è stata solo una fortunata combinazione per iniziare un percorso molto più importante di rispetto dell'ambiente, perché gli animali mangiano del cibo per il quale si disboscano interi territori, consumano una quantità di acqua spropositata, hanno un indice di conversione assolutamente svantaggioso, per cui ci vanno come minimo 13 kg di cibo per fare 1 kg di carne. Producono delle deiezioni che sono altamente inquinanti e anche lo smaltimento della parte non utilizzata richiede un grande consumo di termovalorizzatori, di scariche e via dicendo. E poi le proteine che vanno agli animali potrebbero servire ad alimentare la popolazione del terzo mondo che muore di malnutrizione. Quando ho avuto dei figli, naturalmente si è trattato di scegliere che cosa dare da mangiare a loro. Quindi, passato il periodo dell'allattamento, nel quale ho anche avuto modo di maturare, avevo già in mente che sarebbero stati dei figli vegetariani, perché è proprio contro la mia natura pensare anche solo di comprare, cucinare e somministrare la carne. È proprio. Io sono nata vegetariana, non è una scelta, sono io che sono così e quindi avrei patito molto. Quindi ho iniziato a leggere, a documentarmi, ho visto che comunque dal punto di vista della salute i rischi non ce n'erano, ne ho parlato a lungo con la pediatra e quindi la scelta è stata fatta. È stata fatta una scelta mite, nel senso che loro sono vegetariane e non vegane, nessuno dei tre miei figli è vegano perché ho pensato che comunque tra prendere tutti gli integratori che servivano e quindi medicalizzare un po' questa scelta e poi il fatto di privare un po' la loro vita sociale dell'andare a mangiare la pizza o il gelato con gli altri bambini, dover stare attenti a tutti, mi sembrava troppo e quindi ho pensato che una via di mezzo della scelta vegetariana fosse un buon compromesso. Allora ho contestualizzato questo in un discorso più ampio. A casa nostra tutti sono uguali, le persone straniere, le persone disabili, i giovani, gli anziani. A casa nostra non si ruba, a casa nostra non si fanno scherzi che possono essere pericolosi, non si tira il vaso in testa al passante, si fanno passare le persone sulle strisce, si fa del volontariato, si rispetta l'ambiente. Nell'ambito del rispettare l'ambiente e la vita di tutti, a casa nostra non si mangia la carne e il pesce. Altre persone lo mangiano perché hanno altre scale di priorità, come per le scelte religiose, per dove vai a fare le vacanze, se ti fai la comunione o meno, come la Non fai, facendone una bandiera, un vanto, un punto di forza, una questione di principio, perché avevo proprio paura e tuttora ce l'ho e tuttora credo che per ora si sia dimostrata la scelta vincente di renderli comunque troppo diversi. Invece in questo modo loro a scuola hanno sempre detto io non la mangio perché noi non la mangiamo. Vivere in un mondo globale mi ha dato tanti vantaggi perché c'erano comunque i bambini musulmani, il bambino allergico, il bambino intollerante al pesce, per cui non sono mai state proprio le uniche a avere una scelta alimentare diversa. E diciamo che forse quindi il problema più grande è quando vai da qualcuno che invece non tiene in considerazione la tua scelta, allora magari prepara solo per te qualcosa, ma tutti gli altri mangiano carne, perché allora poi tutti ti vengono a chiedere, tutti ti dicono: ma per i bambini hai scelto tu? Ho capito, ho scelto io, ma non è che tuo figlio a 6 mesi quando l'hai svezzato ti abbia chiesto un omogenizzato, hai scelto tu anche in quel caso. Per i nostri figli scegliamo tutto, dalla scuola, cosa mettere addosso, la religione, l'attività sportiva, finché non sono in grado di decidere, è tutta una mediazione da parte dei genitori. Sicuramente, c'è tanta strada da fare, anche proprio nel prendere in considerazione per le persone di modificare un po' il proprio stile alimentare, ridurre un po'. Non è necessario essere vegetariani al 100% né vegani al 100%, se si inizia però a essere, come dico io, vegetariani d'appartamento, di vegetariani domestici, che almeno a casa si cucina vegetariano, si fa una spesa vegetariana e si lascia il mangiare carne alle occasioni conviviali esterne, sarebbe già un passo avanti per la salute, per l'ambiente, per gli animali, molto grande. E l'altra cosa che sicuramente ha influenza è il fatto di imparare a ragionare, tanti tipi di legumi, tanti tipi di altre proteine che non siamo abituati e invece fanno anche molto bene alla salute, una scelta sostenibile anche economicamente, che non è poco.